Liberiamo Santa Chiara dai graffiti, questo è il progetto dei Frati Minori per ridare alla città di Napoli e al mondo una delle basiliche più belle. Fra Carlo D'Amodio, ministro provinciale dei Frati Minori di Napoli, non passa inosservato fra la differenza tra lo spazio esterno deturpato e invece lo spazio interno mantenuto egregiamente da voi frati. Come si deve fare? C'è l'iniziativa da parte dei frati di voler liberare il basamento della chiesa, la parte esterna, dai graffiti. C'è proprio questa iniziativa che vuole coinvolgere tutta la città, tutta anche l'impegno insomma, culturale, non solo, di donare e di aiutare insomma, noi frati a donare e a coinvolgere in questo progetto. Gran parte già di noi, i frati già hanno fatto gran parte nel cercare insomma, da settembre di restituire insomma, i sarcofagi che ci sono mediviali che sono insomma, in chiesa, liberandoli da tutte le scritte, cose che già hanno fatto ma che purtroppo non si riesce a poter fare tutto. Naturalmente ristrutturare una basilica come questo richiede un impegno economico non indifferente, ma dopo è prevista una vigilanza perché bisogna, se no si ristruttura e poi... Nel progetto c'è quello di mettere insomma, delle telecamere di sorveglianza, poi ovviamente si fa appello anche alla città perché sono spazi recati insomma, al comune di poter far sì che già loro già fanno tanto con la presenza insomma, dei vigili in Piazza del Gesù, con le forze armate, però ovviamente bisogna presidiare anche questa zona per evitare di poterli imbrattare nuovamente. Allora, fra il vostro appello, donate, donate, donate. Questa donazione mi piace il termine, ma mi richiama ad un'immagine molto cara per noi, insomma, frati, nella Basilica Superiore di Giotto, quando in un affresco il grande pittore insomma, fa tutto un gioco di mani, dove San Francesco restituisce tutte le sue vesti al Padre. E poi c'è la mano insomma, di Dio Padre, insomma, quasi come a voler significare tutto ciò che sta avvenendo è iniziativa di Dio Padre, ma che coinvolge anche le responsabilità di ognuno. Allora è un appello ad impegnare le nostre mani a saper dare, perché concretamente dal punto di vista evangelico, ma penso in tutte le religioni, il coniugare insomma, il verbo amare vuol dire anche concretamente intervenire. Fra Giovanni Paolo Bianco, vicario del monastero, come vicario oggi una giornata per salvare Santa Chiara dai graffiti, quelli esterni naturalmente. Sì, una giornata importante perché Santa Chiara con tutta la sua bellezza viene sporcata ecco, da un gesto che la rende ovviamente non più bella ai nostri occhi. Quindi è bello sensibilizzare un po' le persone affinché si possa ovviare a questo scempio, chiamiamolo così, per ridare tutta la sua bellezza. Anche perché una netta differenza tra il degrado fuori e invece come mantenete questa basilica all'interno. Sì, perché quando si entra c'è tutta la bellezza solo della struttura di stile gotico, ma anche ecco, innalza lo spirito, però quando prima di entrare vediamo tutte queste scritte, insomma uno ci rimane un po' male. Il vostro appello a donare? Donate, donate, donate affinché possiamo riportare la bellezza a Santa Chiara, basta anche solo un euro, ecco che potete trovare una cassetta qui a Santa Chiara dove potete farlo e noi contribuiamo a realizzare questo sogno di tutti noi. Marco Musella, presidente Mary Donare. Presidente, ci parli di questo progetto e soprattutto di Mary Donare. Mary Donare. Nel caso specifico per oggi qui a Santa Chiara. Sì, oggi a Santa Chiara pubblicizziamo questo progetto Liberiamo Santa Chiara dai graffiti, che è un progetto di pulire un pezzo importante e bello della città che è infangato in qualche modo da delle scritte che non lo rendono più bello come era una volta. E ripuliamo è uno dei verbi che molti dei progetti che vanno in piattaforma, sulla piattaforma Meridonare, vogliono declinare in modo concreto, perché questa città è piena di meraviglie che vanno tante volte ripulite, ricostruite e noi come piattaforma... Soprattutto trattate bene dopo. Poi trattate bene, certo, la manutenzione, la cura poi diventano altri elementi importanti. Noi cominciamo però a ripulirle oggi, poi dobbiamo fare in modo che vivano proprio attraverso la cura, l'utilizzazione sostenibile delle stesse. E come Meridonare? Meridonare è una piattaforma di crowdfunding e come tale ospita
le campagne per queste attività meritevoli, ospita le campagne nel senso che consente in modo moderno una raccolta di fondi estesa a tutti coloro che vogliono dare una mano, contribuire innanzitutto con il denaro, che è importantissimo, ma poi anche sostenendo in tanti altri modi i progetti che sono in piattaforma e questo progetto in particolare. Il vostro appello per donare? Il nostro appello è donare, ripuliamo, consentiamo a questa associazione, a questa realtà di realizzare questo bel progetto. Consentiamolo attraverso donazioni, attraverso la diffusione anche del messaggio bello che c'è in questo progetto. Francesco Chirico, presidente della seconda municipalità e quindi della municipalità naturalmente di questa splendida basilica di Santa Chiara e come tale vicino a queste iniziative, a questi progetti. Beh, intanto io ho la grande fortuna di avere la Basilica di Santa Chiara nel territorio della municipalità e ne è sicuramente un vanto. Una lodevole iniziativa che ha tutto il nostro sostegno. Noi come amministrazione municipale abbiamo investito molto in questo luogo, avete potuto ammirare i giardini completamente trasformati, lì dove morivano persone oggi ci sono tanti bambini che ci giocano. Abbiamo fatto più di un investimento anche sul campanile, sia sulla pulizia dei graffiti che oggi torna tristemente di attualità, ma come dire, sono felice dell'impegno che poi ci sta mettendo Meridonare insieme all'Ordine dei Frati Minori. E ancora un investimento più importante su cui lavoriamo ormai da 3 anni, credo, che è quello di far tornare il campanile finalmente visitabile. Siamo ad un buon punto e l'interlocuzione con il Ministero, che è proprietario del bene, e con l'Ordine dei Frati è avviato da tempo, stiamo lavorando per poter far sì che questo accada a breve. Marco Esposito, tecnico della provincia Frati Minori. Ingegnere, un progetto integrato con i Frati Minori a 360 gradi. Oggi naturalmente magari parliamo un po' di più del progetto per quanto riguarda la Basilica di Santa Chiara. Sì, i Frati Minori, diciamo la fortuna di seguirli in questa cosa da qualche anno, hanno in animo di attuare una serie di progetti che riguardano il complesso monumentale di Santa Chiara, che nonostante i luoghi fruiti sono sotto gli occhi di tutti, sono molto belli, in realtà presenta moltissimi spazi che è ancora sconosciuti, e quindi il progetto integrato che i frati stanno attuando e vogliono attuare riguarda tutti questi spazi, quindi restituire alla città una serie di spazi che sono intanto in condizioni non buone e poi potrebbero trovare nuova vita e nuove funzioni. Restituire alla città uno dei monumenti più belli al mondo. Uno per i napoletani è un simbolo, ma lo è anche per i tanti turisti che poi ci vengono a trovare. Il progetto di stamattina è una parte di questo progetto integrato, forse il più piccolo degli interventi, ma il più rappresentativo, perché Santa Chiara... La prima immagine che si ha di Santa Chiara è il prospetto della sua basilica, quindi il prospetto principale della basilica è il fronte laterale, che è imbrattato da scritte da parte di sconsiderati che hanno, pensando di utilizzare un block notice, un post-it, hanno scritto lì le loro cose. È un simbolo ed è la porta della città, quindi crediamo che sia diciamo il punto di partenza di tutti gli interventi di Santa Chiara. Quindi la Società Meridionale della Fondazione Banco di Napoli ci sta dando una mano su questo progetto che vogliamo attuare in tutti i modi, e quindi pensiamo che questa cosa debba essere fatta e fatta subito. Grazie e buon lavoro. A voi. Un evento di moda e di spettacolo in occasione dell'apertura della nuova sede a Napoli di Assofram.
Milano, Assofram si raddoppia, finalmente anche a Napoli, nuovi progetti, nuovi obiettivi, quali sono? Ma sai, era da tempo che molti allievi ci facevano richiesta di avviare una realtà Assofram nel cuore della città. Sicuramente ci voleva perché un po' la logistica campania non è che ancora troppo all'avanguardia. Sembra strano, ma noi siamo a 8 km da Napoli, Casoria, e c'è ancora l'allievo che fa fatica a raggiungerci. Diciamo che questa location nasce con l'idea di avvicinarci al cittadino napoletano, ma anche a tutto il territorio regionale e anche nazionale. Noi siamo a pochi passi dalla stazione Garibaldi, Piazza Garibaldi, quindi sicuramente una location interessante. È importante avere delle location come queste, cioè che hanno investito nella qualità dei materiali, nella docenza, soprattutto una docenza di alta qualità, perché io dico che è importante oggi nel mondo del lavoro fare bene, però nel nostro settore significa mettere in campo delle professionalità importanti affinché possano educare bene i nostri allievi. Quindi docenti di qualità, materiali di qualità e una struttura che parla da sé. È vero, bellissima, devo dire, complimenti per stasera. Tu naturalmente, Raffaele, punti sui giovani, i giovani sono la tua riserva. Io sono stato giovane, voglio dire, sono un po' meno giovane, però anche ho vissuto l'ansia del trovare lavoro. Io mi sono inventato la mia attività, come si suol dire, oggi faccio l'imprenditore, ne sono contento, ma avviamo tanti giovani al mondo del lavoro, perché secondo me è importante dare fiducia e Napoli, la Campania, esprime tante risorse importanti, però io credo che ci deve essere anche da parte di noi, che abbiamo già percorso un certo tragitto, la necessità di dare fiducia. Noi in prima persona addirittura diamo proprio formazione, quindi diamo quelle competenze, svecchiamo quei meccanismi atavici del fare lavoro, di trovare lavoro perché si conosce. No, noi dobbiamo imparare, dobbiamo capire che si lavora se si hanno le giuste competenze. E dopo la formazione, ecco, far trovare lavoro a questi ragazzi significa fargli acquistare fiducia. Ma sì, è importante, anche perché poi non dimentichiamo che il nostro territorio è difficile, è facile la distrazione in senso negativo, quindi noi abbiamo una doppia responsabilità: allontanare il giovane dai cattivi pensieri. E allora mettiamo l'informazione, diamogli lo strumento per lavorare, cioè che è la competenza, e sicuramente daremo un risultato lavorativo e daremo anche un risultato sociale. Assofram, com'è cresciuto in questi anni Raffaele e quali sono le sue carte vincenti secondo te? Ma io credo, un messaggio che do ai giovani che si avviano ad un'attività di impresa: bisogna essere seri, bisogna essere competenti, avere tanta tanta tenacia e poi lavorare molto sul team, sul tuo team di lavoro, che io voglio ringraziare perché il team è poi quello che fa squadra e spinge poi, come dire, l'acceleratore affinché poi la macchina raggiunga il traguardo. In bella compagnia, devo dire. Da chi iniziamo, Raffaele? Abbiamo l'istituzione artigiana e l'espressione pratica dell'artigianato. Quindi ancora nello specifico abbiamo il presidente di Casa Artigiani, Fabrizio Lungo, nonché vicepresidente dell'INAIL, e chi è che non conosce Ciro Florio, il nostro artigiano, lo vogliamo definire un artigiano dello spettacolo? Ma diciamo che in questi anni sicuramente siamo stati artigiani dello spettacolo e poi nelle nostre botteghe abbiamo cercato di trasmettere l'artigianato ai giovani e grazie poi all'attività formativa completata dagli enti si è potuto creare un evento come questo. Un obiettivo che non mi è nuovo per quanto riguarda Assofarm. Allora, la formazione, Fabrizio, con te parliamo di formazione. Quello che diceva Ciro Frolli è l'artigianato con la A maiuscola. Io a volte, quando scrivo artigianato in qualsiasi documento, noterete che io lo scriverò sempre con la A maiuscola. Oggi la scelta di Assofarm, coraggiosa, nell'investire a pochi chilometri di distanza dalla sua sede storica di Casoria, aprire a Napoli del centro polifunzionale, non è altro che la trasformazione della sua attività, cioè polifunzionale, poliedrica, in una serie di attività formative. Ormai una volta si sceglieva di fare l'artigiano come seconda chance alla scuola, alla professione dei genitori.
Oggi invece si dimostra che è sempre più una professione, non un più un si mestiere. Sta ritornando, questa è la cosa bella. Non è più un mestiere, è una professione, dove per diventare acconciatori ci vogliono 3 anni di scuola, di accademia, per essere estetiste 3 anni, tatuatori e piercing, onicotecnico, meccanico, autoreparatore, autotronico, meccatronico e così via. E Astrafan riesce a dare questo stimolo rinnovandosi con una grinta anche smart, giovane, ma anche sapendo innovare nel suo sistema di docenza, che sono all'avanguardia. Non ci si improvvisa più, assolutamente, ci vuole preparazione. No, nella maniera più assoluta, le competenze adeguate. Noi, lo può confermare il make-up artist per eccellenza Ciro Florio, noi progettiamo continuamente, progettiamo, miglioriamo le qualità, a volte pretendiamo anche che il docente stesso vada in formazione per trasferire sempre competenze più all'avanguardia. La bellezza è di scena, vicino anche a Miss Italia, e qui abbiamo una rappresentanza delle finaliste di Miss Italia. Loro già sono stupende, però le nostre docenti, chiaramente con la competenza che loro hanno, le rendono ancora più affascinanti. Quindi mi permetto di dire sì, noi come Assofram siamo official sponsor della tappa regionale di Miss Italia e le nostre allieve sono nel backstage ormai da anni, perché si rinnova da anni questo appuntamento, a truccare e parruccare queste fantastiche modelle che poi vanno in passerella e ci auguriamo che saranno anche le vincitrici nazionali. Stiamo toccando tante tappe con Miss Italia, tutta la regione, Raffaele, quindi Assofram naturalmente viaggia con Miss Italia. Ma per noi in verità è solo una gratificazione e un onore, perché è un concorso importante, ma si inserisce una cornice ancora più importante nella nostra azienda, perché dà effettivamente la possibilità alle nostre allieve di poter fare, di poter imparare bene. E sai, superare quell'ansia, no, da prestazione che devono ovviamente far uscire queste ragazze e poi vanno in passerella, per loro è importante. Quindi prova del 9 superate quasi sempre, perché poi in passerella vediamo dei capolavori d'arte. Allora diamo un 9 e anche un 10 in pagella a Yolanda, sì, come truccatrice. È vero, diceva Raffaele, le ragazze sono belle, partecipano a un concorso come Miss Italia, però il tocco ci vuole sempre. Voi siete bravissime a seguire tutte le tappe di Miss Italia. Certo, certo, ovviamente il tocco ci vuole, perché la valorizzazione per qualsiasi bellezza ha bisogno di caratteristiche importanti. Anche se sono giovanissime, vero Yolanda? Appunto, appunto, bastano veramente pochi elementi ovviamente. Per questa sera ci siamo permessi di dare un tocco più glamour, più diciamo moda, perché ovviamente per questa inaugurazione ce lo potevamo permettere ovviamente. Perché invece poi per le tappe di Miss Italia lavorano anche tante ragazze della scuola. Assolutamente, anche oggi mi hanno seguito tante ragazze della scuola, perché per loro è importante fare questi stage. E questa è anche formazione. Assolutamente, così si cresce in questa professione. È dura, ma si cresce tanto, e quindi loro amano questo lavoro e noi le contagiamo con questo amore e questa passione. Che quindi bello, per noi è importante. Grazie, grazie. Allora, buon lavoro con Miss Italia, ancora tante tappe, tutta l'estate vi aspetta. Facciamo dire i nomi alle ragazze? Antonella Fiorillo. Dove sei stata eletta? A Piazza Margherita, come seconda classificata con la fascia Miss Rocchetta Bellezza. Claudia Sgrigno, Piazza Margherita, quarta fascia tricologica. Rosaria Notti, a Via Caracciola Pizza Village, con la seconda fascia Miss Rocchetta Bellezza. Pronti al mio 3, parte l'applauso! 1, 2, 3! A Villa Bruno in San Giorgio a Cremano la compagnia I Teatramanti presenta I nipoti del sindaco di Edoardo Scarpetta. La regia è di Marcello Caccavale. Marcello, questa volta qui a Villa Bruno porti in scena una commedia di Edoardo Scarpetta. Come mai questa scelta? È una nuova commedia che non ha mai portato nessuno in scena. I nipoti del sindaco non la conosce nessuno. La conosco solo io, non è vero, sto scherzando. Niente, ho cercato di divertirmi ancora una volta. Non lo so se ci riuscirò, io insisto, però può darsi sempre che qualcuno mi lassù,
qualcuno mi ami lassù. Una commedia del, ricordiamo? Del in che senso? 1800. Sì, 1880-85, le solite pochade francesi che lo Scarpetta poi le ha girate in dialetto napoletano. I nostri amici a casa ormai sanno che tu sei regista ma anche attore. Il tuo ruolo in questa commedia? Sono il sindaco Ciccio Sciamocca. È un ruolo infame perché devi entrare, devi uscire, devi gridare, devi essere un po' volgare, diciamo un pochettino fantascientifico il personaggio. Non mi ci sono tuffato in pieno, però niente, spero che il pubblico mi giudichi. Gradisca. Da quanto tempo dirigi questa compagnia teatrale Teatramanti? Questa compagnia, no, la mia Teatramanti saranno un 46-47 anni. Poi ho cambio. Vabbè, certo. Ogni anno ci sono dei cambiamenti, c'è qualcuno che va via, qualcuno che caccio io, qualcuno che va via a pedate, insomma ci si diverte, non si è mai monotoni. Siete mai fermi, no, mai. No. Senti Marcello, in genere il patrimonio culturale napoletano, quello della tradizione, del teatro, della tradizione, le commedie ci vogliono dire sempre qualcosa, una morale, un qualcosa che succede. Questa? Da sempre succede questo. Noi aspettiamo la morale, cerchiamo di dare delle spiegazioni, saranno logiche e illogiche, però stiamo sempre sullo stesso livello. La gente ascolta, non lo so se recepisce e poi non dimostra di fare quello che uno gli dice di fare. Vediamo che cosa succede. Da parte di Eventi in anteprima, sempre in bocca al lupo, Marcello. Grazie, crepi il lupo. Stavolta devi proprio crepare, assolutamente. Ma prima devo farvi una domanda. Dimmi. Voi, la donazione, veramente l'avete cambiata? No, ho fatto metà e metà. Metà e metà. E allora io posso sposare vostra sorella. E va bene, meno male, va. Noi siamo fratelli e sorelle. E qualunque cosa un dobbiamo attimo, avere... Un attimo solo, un attimo. Ma voi che fate qua? Ma faccio buttare Halloween! Ha buttato Halloween! Vi stavo dicendo che noi siamo fratello e sorella. Sorella e fratello. A volte. E qualunque cosa dobbiamo avere e dobbiamo fare, dobbiamo sempre fare metà e metà. Qualunque cosa? Qualunque cosa. Pure l'applauso? Pure l'applauso? Pure l'applauso? No! L'applauso, se permettete, facciamo un po' di parole. Da Villa Bruno termina qui un'altra puntata di Eventi in Anteprima TV. Potete seguire tutte le nostre puntate su anteprimatv.com. Noi naturalmente vi aspettiamo puntuali la prossima puntata, non mancate.